l'insegnante di belle arti che va avanti da 15 anni con contratti a termine e che deve esercitarsi soprattutto nell'arte dell'arrangiarsi e del far fronte ad una logorante incertezza del futuro. La ricercatrice precaria che come donna si sente discriminata perché un'assenza prolungata per maternità potrebbe fargli perdere il posto di lavoro. Il forestale che denuncia gli effetti deleteri della riforma che porterà il corpo ad essere assorbito dall'arma dei carabinieri. Disoccupati e cassintegrati di tutte le età, vittime delle tante crisi industriali del territorio. Sono stati loro i veri protagonisti dell'assemblea sindacale della CGIL che la presenza del segretario generale Susanna Camusso e del neo segretario regionale CGIL Sandro Del Fattore ha avuto al centro del dibattito la proposta di legge di iniziativa popolare della Carta dei diritti universali del lavoro. Un epocale aggiornamento dello Statuto dei lavoratori, così è stato presentato, con cui si intende estendere le tutele e i diritti innanzitutto alle categorie dei precari e anche questa volta dei lavoratori autonomi. Con la carta, è stato sottolineato prima dell'avvio dell'assemblea, la CGIL vuole innovare gli strumenti contrattuali, preservando quei diritti fondamentali che devono essere riconosciuti ed estesi a tutti, senza distinzione, indipendentemente dalla tipologia lavorativa o contrattuale, perché inderogabili e universali. Diritti che vanno dal compenso equo e proporzionato, alla libertà di espressione, dal diritto alla sicurezza al diritto al riposo, ma anche alle pari opportunità e alla formazione permanente per un aggiornamento costante di saperi e competenze. E ad ascoltare i racconti di sfruttamento, fatica di vivere, ingiustizia che si sono succeduti sul palco dell'auditorium di Renzo Piano, dalla viva voce dei protagonisti, l'impressione che di questa carta dei diritti in Italia ce n'è davvero urgente bisogno. Si è prodotta una popolazione di precariato oggi pari al 30% dell'organico autorizzato, a cui però bisogna aggiungere un altro organico numericamente pari a quello autorizzato rappresentato dai contratti atipici ad ore. Contratti che vengono pagati dai 1.000 a massimo 5.000 euro barra anno lordi.